chiare, cioè in realtà questo è un impegno prossimamente che l'amministrazione comunale di Fano ha voluto assumere e sul quale sta facendo anche degli investimenti importanti, attraverso l'adesione di alcune campagne, quelle di rischio pubblico piuttosto che di Libera o di Ricordo Mille, rispetto al contrasto della corruzione, per la trasparenza, ma anche per la costruzione e per la promozione di quella che è la cosiddetta cultura della legalità democratica. E non è un caso che l'assessorato alla legalità sia insieme a quello ai servizi educativi e alle biblioteche, proprio perché avvertiamo che c'è un ruolo che è strategico della cultura e dell'educazione nella costruzione appunto di politiche coerenti di contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e in generale all'illegalità. Il senso del progetto della Biblioteca della Legalità va esattamente in questa direzione. Questa sera avrete modo di, come dire, mettere a fuoco le caratteristiche e le prospettive che questo progetto ambizioso si dà, ma credo che sia uno di quei passaggi che ci permettono non solo a farlo, ma su tutto il territorio provinciale, perché poi in questo caso c'è un coinvolgimento diretto della fattoria della legalità, viene confiscato che si trova nel territorio del comune di Isola del Piano, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare e salutare il sindaco di Isola del Piano, e in qualche modo ci dice anche che, come dire, le sinergie, la costruzione di relazioni, di reti, che sono sul piano culturale, sono sul piano sociale, sono sul piano politico, è estremamente importante anche in un territorio come questo, da renderlo più forte e difenderlo da quelle che sono le dinamiche di infiltrazione. Io non aggiungo altro, vi auguro anch'io buon lavoro e ringrazio una volta di più quelle figure che in questi mesi, in questi anni, in alcuni casi, stanno sostenendo concretamente in prima persona questo sforzo, perché è vero che l'amministrazione comunale in questi primi mesi dal suo insediamento sta facendo un investimento importante in questa direzione, ma è bene anche ricordare che ci sono donne e uomini, associazioni che in questa città e nel territorio già anni stanno lavorando lungo queste coordinate, e credo che sia importante oggi poter riconoscerne anche in questa dimensione, se vogliamo più istituzionale, l'impegno e il lavoro. Grazie. Gestisco. Sì. Allora, buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Io sono Michele Altomeni, presidente dell'Associazione Fattoria della Legalità e anche coordinatore provinciale di Libera. Abbiamo voluto, oltre a ringraziare voi, ringrazio ovviamente l'amministrazione, la Memo, che ci sono vicini da tempo, insomma la Memo in quanto Memo fin dalla precedente amministrazione, la nuova amministrazione in particolare anche con gli amministratori, quindi anche con la scelta di avere un assessorato dedicato su questi temi. E quindi insomma per noi realizzare questo corso qui, questa giornata qui è importante, insomma. E io prima di iniziare, diciamo, il ruolo che mi compete oggi in questa giornata è un po' raccontarvi il contesto, cioè dov'è fisicamente la biblioteca, introdurre un po' che cos'è, poi in realtà approfondiremo domani questa tematica, però quindi vi parlerò appunto un po' del bene confiscato, magari mi faccio aiutare, visto che abbiamo tra i discenti di questo corso anche il sindaco, lo facciamo diventare per un po' docente, magari ci aiuta anche. Però appunto prima di iniziare io lascerei la parola a Elisabetta Morosini, che è un magistrato di Pesaro e che qui rappresenta l'Associazione Nazionale Magistrati, che è uno dei partner fondamentali di questo progetto della biblioteca, oltre che, diciamo, un soggetto che è vicino a tutte le vicende della Fattoria della Legalità e delle attività di Libera che abbiamo portato avanti in questi anni. Quindi per noi è una partnership importante. Ora io non, insomma, i partner del progetto biblioteca, che poi in molti casi sono anche i partner delle attività della fattoria in generale, li trovate nei materiali che avete in cartella, quindi adesso non sto qui a elencarli, però come vedete sono tutte realtà molto importanti. E,
quindi ecco, ci sembrava importante, anche perché diciamo in realtà l'idea della biblioteca nasce proprio da sollecitazioni di Elisabetta e dell'ANM, quindi per noi insomma, è importante aprire questo incontro con un saluto, una breve introduzione appunto da parte di Elisabetta. Vabbè, allora, sono Elisabetta Morosini, sono qui sia perché sono interessata ai libri in generale, al tema della legalità e della responsabilità in particolare, sia perché rappresento i magistrati di Pesaro e quindi vi porto il saluto di tutti i magistrati pesaresi quando sono il presidente della sottosezione dell'Associazione Magistrati di Pesaro. E per noi è molto importante il collegamento con le scuole. Avevamo iniziato in modo un po' quasi discontinuo, forse più confuso, più legato all'avvenimento singolo diversi anni fa. Poi piano piano questo progetto si è strutturato, ha cominciato a prendere forma, ha preso varie caratteristiche, si è declinato in vari modi e adesso è diventato questo momento di incontro per gli insegnanti, perché si è capito che un passaggio fondamentale è quello di confrontarsi, di parlare con voi. Per noi principalmente siamo qua, però potremmo essere benissimo di là, quindi siamo noi a dover imparare tantissime cose da voi, più che il contrario. Diciamo che la ragione della nostra presenza è principalmente quella di dirvi che noi ci siamo, cioè che tutto questo è sostenuto dai magistrati, che i magistrati di Pesaro ci credono fortemente, che in realtà anche i magistrati di tutta Italia ci credono fortemente, perché la Biblioteca della Legalità verrà presentata anche alla Fiera del Libro di Roma, Più Libri Più Liberi, e ci sarà un rappresentante dell'Associazione Nazionale che parteciperà all'incontro, e quindi è soltanto e principalmente una testimonianza. Ho scoperto da quando è uscito questo libro, ne ho portate alcune copie, che è il manifesto dell'antimafia di Nando Dalla Chiesa, che riguarda la mafia, l'antimafia, ma in generale la legalità e la responsabilità. E mi piaceva così iniziare per dare il senso della giornata di oggi, se possiamo, con la frase che è finale, ma noi la mettiamo all'inizio, di questo libro, che dice sostanzialmente che le agende politiche, da un lato ci sono le agende politiche silenti, la corruzione dello spirito pubblico, l'abdicazione delle classi dirigenti, la superficialità culturale che contagia anche la magistratura, dall'altro lato la conoscenza come arma e forza produttiva di nuovi rapporti sociali, l'organizzazione che incorpora e sviluppa funzioni di consenso e di controllo, di orientamento culturale e di coesione. Nella tensione fra questi due mondi, talora comunicanti, sta la ragione della non rassegnazione. La società alla fine è mossa da logiche di sistema. Nulla di ciò che esiste e si muove resta senza produrre effetti su tutto il resto, nel male che nel bene. Quindi noi abbiamo messo in moto questo meccanismo e pensiamo che possa contagiare e mettere in moto qualcosa di positivo. Bene, allora un altro ringraziamento, poi magari man mano me ne vengono in mente altri, a Barbara che ha organizzato tutto questo, quindi è la nostra l'entità oscura che sta dietro a tutto quello che Libera e la Fattoria della Legalità fanno in realtà in materia di scuole, no? Relativamente oscura, nel senso che se vi capita, parlo agli insegnanti, di voler accompagnare portare una classe degli alunni alla fattoria all'interno insomma di una giornata che abbia anche una finalità didattica, quindi non sia solo la gita ma appunto anche il racconto di che cos'è la fattoria, quindi il tema della legalità, Barbara è il vostro cicerone che vi accompagna e che volendo è disponibile anche a fare interventi in classe, quindi diciamo è la nostra responsabile per tutto ciò che avviene nelle scuole, quindi su questo poi magari ci scambiamo anche i contatti. Forse un'altra piccola premessa necessaria, credo per molti sia assolutamente scontato, ma magari prima di iniziare tutto questo, veramente poche parole che poi approfondiremo appunto in particolare nella giornata di domani sull'idea della Biblioteca della Legalità. Che cos'è questa Biblioteca della Legalità? Oggi è avete in cartellina anche un breve opuscolo che lo riassume, oggi è una collezione di 101 libri,
è una collezione teorica di 101 libri, nel senso che non li abbiamo realmente tutti 101, ma ne abbiamo una buona parte, in questo momento in duplice copia. Sono 101 titoli che abbiamo selezionato insieme al Forum del Libro, a AIB, a AIB Italia e a AIB, appunto, associazione dei bibliotecari, andando a scegliere appunto nel panorama della letteratura per ragazzi 101 libri che affrontassero da vari punti di vista e con vari stimoli il tema della legalità. Quindi è sostanzialmente una biblioteca tematica per ragazzi, intesi in particolare, diciamo, la fascia di età che quando andavo a scuola io si chiamava elementare media, so che adesso sono cambiati tutti i nomi, non mi oriento più, però elementare media. E questa biblioteca appunto è pensata per questa fascia di età. L'idea di fondo è che la cultura di suo, soprattutto se diciamo utilizzata in un certo modo, insomma, è in qualche modo amica del vivere civile insieme, insomma, dello stare insieme in maniera civile, quindi è già di suo una forma di contrasto all'illegalità o comunque alla cultura che poi porta all'illegalità. Per questo abbiamo voluto fare questo progetto fortemente legato appunto all'idea della cultura e della trasmissione di conoscenza e della didattica anche. L'idea, diciamo, quindi di suo è una biblioteca, sono dei libri e così è destinata a funzionare. La cosa, insomma, il valore che ha in più questa biblioteca è che sarà una biblioteca itinerante, quindi che non sta in un luogo fisico, tra l'altro non proprio facilmente raggiungibile come la Fattoria della Legalità, ma andrà incontro ai possibili utenti, quindi ai ragazzi o agli insegnanti. Quindi, diciamo, nella sua, quando sarà totalmente operativa, perché adesso, diciamo, c'è una versione provvisoria, ma già in qualche modo comincerà a circolare a breve, però, diciamo, nella sua versione definitiva potrà essere richiesta da scuole, istituzioni, da altre biblioteche, insomma da chiunque abbia un contesto nel quale collocarla, nel quale farla funzionare, sulla base di alcune indicazioni di massima che diamo, nel senso la biblioteca non deve essere un oggetto ma deve essere fatta vivere, quindi chiunque si mette a disposizione per farla vivere può riceverla, tenerla ad esempio all'interno di una scuola per un periodo, indicativamente un mese, poi su questo ci si può accordare, e farla vivere e utilizzarla quindi come una biblioteca, quindi anche col prestito, per cui all'interno di una scuola i ragazzi potranno prendere, leggere libri e restituirli, ma anche utilizzarla per fare appunto attività. E quindi questa è, diciamo, il fare attività attorno ai libri è tutto l'altro filone su cui la biblioteca, il progetto biblioteca lavorerà, e queste giornate di oggi e domani sono legate ovviamente a questo secondo filone, cioè a come utilizzarla al meglio, come utilizzare il libro, questi libri per fare attività didattica. Quindi ecco, sostanzialmente è questo. Poi in realtà ci sono un sacco di progetti, magari li approfondiremo, belli, collegati, nel senso che la logistica di questa biblioteca, quindi proprio materialmente gli scaffali che poi trasformati diventano anche contenitori con cui questi libri viaggiano, sono stati progettati da una classe dell'ISIA di Urbino che ci ha presentato 14 diversi progetti, non solo su questo, sulla logistica, ma in realtà anche sull'immagine, la grafica, progetti molto belli. Per questo dico, è ancora in versione da rifinire, perché questa parte ancora manca, ma i progetti già ci sono, dobbiamo selezionare quello, insomma, che adotteremo e costruire materialmente diciamo, i contenitori. Però è bello, insomma, è un altro aspetto interessante di questo progetto, questo dello sviluppo delle collaborazioni dove ognuno mette dei pezzi. Quindi ecco, diciamo, oggi già la biblioteca esistente, domani credo materialmente avremo anche i libri che abbiamo. Tra l'altro, altra cosa che credo sia corretto dire, i libri che abbiamo sono i libri che ci sono stati donati, nel senso che noi quando abbiamo scelto i 101 libri abbiamo scritto agli editori dicendo: abbiamo questo progetto, possiamo anche comprarli, ma magari se ce li regalate usiamo i soldi per fare gli scaffali. E devo dire che su questo c'è stata una grossissima risposta, quasi tutti gli editori interpellati nel giro di poco tempo ci hanno inviato i libri in duplice copia, quindi questo è sicuramente un senso, insomma, un piccolo gesto per un editore, a volte anche piccoli editori, quindi già un gesto un po' più grande, però credo sia importante.
e gli altri, insomma, quei pochi libri che mancano per completare la bibliografia a breve li acquisteremo, e poi la biblioteca comincerà a circolare già in questo anno scolastico. Dal prossimo anno speriamo di poterla gestire, insomma, in maniera ancora più operativa, più dettagliata. Allora, dove si trova materialmente questa biblioteca come sede fisica, diciamo ideale, appunto all'interno della Fattoria della Legalità? La Fattoria della Legalità è nient'altro che una proprietà confiscata ad un'organizzazione criminale. Su questo potrebbero parlare alcuni dei presenti in maniera molto più autorevole, nel senso che Elisabetta ha seguito materialmente il processo che ha portato a quella confisca e all'arresto ovviamente dei componenti di quel gruppo criminale. Il sindaco ovviamente ha seguito tutte le vicende che riguardano l'assegnazione al comune, eccetera. Non so se qui quanto vogliamo entrare nel dettaglio sul tema normativo. Non so se sapete, in Italia c'è una legge, appunto, che prevede che i beni confiscati alla criminalità organizzata abbiano una destinazione sociale, quindi siano riutilizzati, in qualche modo restituiti alla collettività per progetti di utilità sociale, che possono essere di varia natura, dall'utilizzo sociale vero e proprio, quindi, che ne so, l'appartamento assegnato alla famiglia bisognosa, il casolare utilizzato per la comunità di accoglienza per tossicodipendenti, piuttosto che attività come quelle che noi stiamo sviluppando, diciamo, con finalità più didattiche, culturali, sociali, comunque di animazione del territorio. È una legge che fa tante difficoltà a funzionare, e noi in qualche modo in questi anni l'abbiamo anche vissuto in prima persona, perché ovviamente ricevere una proprietà, in molti casi proprietà non immediatamente utilizzabili, pensate in tutti i casi in cui il bene confiscato e assegnato è un'azienda, e quindi magari bisogna riattivare un'azienda dopo anni che è rimasta ferma perché confiscata, sequestrata, eccetera. E quindi sicuramente non è facile, ma l'impianto teorico di questa legge è assolutamente importante. E tra l'altro questa legge, lo collego un po' anche alla mia attività di coordinatore di Libera, non so se tutti sanno che questa legge in realtà è strettamente collegata alla nascita di Libera, nel senso che Libera ha iniziato a coagularsi, a costruirsi subito dopo la stagione delle stragi del 92, e la prima cosa attorno a cui si è coagulata è stata proprio una raccolta di firme per proporre questa legge in Parlamento. Quella raccolta di firme ha raccolto 1 milione di firme, la legge è andata in Parlamento, è stata approvata, e nel frattempo quel primo cartello di associazioni che ha promosso quella proposta di legge è diventata Libera sostanzialmente, quindi ha continuato ad operare e ad agire anche poi nel concreto su questa legge, nel senso che poi Libera è un'associazione che dedica molte delle sue energie alla riattivazione dei beni sul territorio quando vengono confiscati e assegnati. Questa organizzazione che stava appunto a Isola del Piano, la famiglia che stava a Isola del Piano, in realtà era a capo di un'organizzazione che operava in Lombardia, in provincia di Lecco, ad Erba. Non era, o perlomeno, diceva Elisabetta, non è stata riscontrata in via giudiziaria l'affiliazione di questa famiglia a nessuna delle principali mafie di cui siamo abituati a parlare, ma era in qualche modo un gruppo autonomo che però, insomma, faceva un po' tutto il campionario delle attività che normalmente vengono gestite da questo tipo di organizzazioni, quindi dal racket al traffico di droghe, eccetera. A Isola del Piano, appunto, il capo di questa organizzazione, assieme alla sua famiglia, aveva acquistato una proprietà e ci era semplicemente venuto ad abitare con la famiglia, probabilmente per tenerla lontana dalle attività criminali. Mentre continuava invece a gestire le sue attività in Lombardia, dove è avvenuto il processo, dove ovviamente i beni confiscati sono in quantità molto maggiore. Quello che c'era a Isola del Piano, in realtà non solo a Isola del Piano, ma Isola del Piano, a cavallo tra Isola del Piano e Montefelcino, era questa proprietà dove a Isola del Piano ci sono due edifici e circa 6 ettari
di terreno, mentre a Montefelcino c'erano altri 20-25 ettari di terreno e un ristorante. Poi, nelle concluso l'iter giudiziario, il bene passa a un'agenzia nazionale che si occupa di questo, che di prassi la prima cosa che fa interpella l'ente locale o gli enti locali, come in questo caso sul territorio, e chiede se gli enti locali sono interessati a prendere in gestione questi beni per fare quello che la legge dice, quindi attività sociale. All'epoca il comune di Montefelcino rifiutò l'assegnazione del bene, mentre il comune di Isola del Piano, anche per la volontà di Paolini, che all'epoca era vice sindaco, accettò il bene. La parte di proprietà di Montefelcino poi andò venduta sostanzialmente, mentre la parte di Isola del Piano, quindi i due edifici più i sei ettari di terreno, sono rimasti in capo all'amministrazione. Poi l'amministrazione non ha problemi politici, Paolini non fa più parte di quell'amministrazione, la parte che rimane di quell'amministrazione non gestisce in maniera del tutto corretta questo bene, non realizza mai il progetto sociale con cui all'epoca era stata presa, che tra l'altro era un progetto nemmeno corretto dal punto di vista sociale, nel senso che prevedeva di realizzarci delle appartamenti per famiglie disagiate. Non so chi l'ha vista, chi ha presente dove si trovi la fattoria, ma è in mezzo al nulla sostanzialmente, in un posto molto bello ma non esattamente servito dai servizi, molto isolato, per cui la prassi di chi si occupa di sociale sa che è l'esatto contrario di quello che bisogna fare, ma probabilmente era solo per scrivere qualcosa sul progetto, perché in realtà quella fattoria, il bene non fu mai utilizzato istituzionalmente, fu invece utilizzato non istituzionalmente. Su questo potremmo aprire un capitolo sempre in tema di legalità, ma lasciamo correre. Arriva la nuova amministrazione all'Isola del Piano, riprende in mano invece questa vicenda. La prima cosa che fa è si mette in contatto con Libera a livello nazionale, che all'epoca non era presente sul territorio, per ricominciare a progettare attorno a questo bene, ricominciare a pensare l'utilizzo sociale da farci. Questa cosa diventa il pretesto anche per la nascita di Libera su questo territorio, quindi attorno a questa idea, a questa volontà di rianimare questo luogo, una serie di associazioni di persone si cominciano a organizzare, nasce appunto il coordinamento provinciale di Libera e intanto nasce il progetto di riattivazione della fattoria. E poi successivamente, per un motivo puramente gestionale, tecnico, nasce anche l'associazione Fattoria della Legalità, perché ovviamente Libera per sua scelta non prende in gestione beni, ma accompagna solo i percorsi. Poi nascono soggetti che le gestiscono, come le cooperative per esempio, che gestiscono i terreni che producono i prodotti a marchio Libera Terra, che non sono Libera ma sono cooperative autonome che poi hanno il marchio Libera Terra. Quindi per analogia, in questo caso non una cooperativa perché non è un'attività puramente economica, è nata un'associazione di volontariato che nelle prossime settimane diventerà anche formalmente gestore del bene. In questi anni non è stata formalmente, ma in realtà il rapporto con l'amministrazione era tale per cui il bene è stato realmente una cogestione da parte del comune, Libera, la fattoria e una serie di altri soggetti che hanno speso tempo, in molti casi anche denaro, energie ed entusiasmo attorno a questa idea. Il progetto originale della fattoria era più fattoria, nel senso che avevamo immaginato anche appunto un'attività agricola con una sorta di agriturismo, di ristorante, qualcosa che potesse realmente produrre anche lavoro di questo tipo, lavoro agricolo, lavoro nel settore del turismo, pur mantenendo l'idea che tutto questo dovesse avere sempre comunque accanto un filone legato alla didattica, tant'è vero che l'agriturismo o comunque la struttura ricettiva l'avevamo pensata fortemente tarata sul turismo scolastico per esempio, e avevamo pensato anche a una fattoria didattica che avesse però la particolarità di essere didattica sui temi della legalità e non semplicemente sui temi dell'agricoltura.
su questa cosa comunque si è creato un bellissimo percorso che ha portato al coinvolgimento di molte scuole. Per esempio il logo che vedete della fattoria è il frutto di un concorso di idee fatto dall'Olivetti, mi pare ci sia un tra voi un insegnante della... Ah no, arriverà credo un po' in ritardo. Ah ok, quindi... Questo è stato con l'Istituto Agrario, abbiamo fatto altre attività, altre progettualità sui temi appunto della gestione agricola. L'alberghiero fin dall'inizio ha accompagnato questo percorso, organizzando anche un corso di formazione, insomma attività specifiche. E con l'Istituto Geometri abbiamo iniziato, lì è stato un po' questa cosa ci ha un po' fermato, nel senso che abbiamo cominciato a pensare veramente la ristrutturazione di quel luogo. Quando siamo arrivati alla quantificazione degli importi necessari a farlo, abbiamo detto vabbè, adesso pian piano ci arriviamo, però magari intanto facciamo anche altro, non fermiamo, comunque non subordiniamo tutta la realizzazione di questa cosa. E abbiamo scelto anche in accordo con la prefettura che ha accompagnato tutto questo percorso e che viene costantemente aggiornata sugli sviluppi, di riorientare un po' l'idea. Quindi diciamo pur restando quella un'idea che prima o poi ci arriveremo, però nel frattempo questo luogo, dicevo prima, sono due edifici, ma uno in realtà non è utilizzabile perché è semidiroccato, uno invece è la struttura, la fattoria della legalità vera e propria, che è quella su cui stiamo lavorando. Dicevo, abbiamo ritardato il progetto soprattutto sulla parte educativa culturale, quindi in questi anni la fattoria ha ospitato una serie di eventi, ha ospitato durante gli anni scolastici come dicevo prima diverse visite di scolaresche anche da fuori provincia, eccetera, in alcuni casi anche diciamo abbinando le attività con il pastificio di Girolomoni, quindi abbinando il tema della legalità col biologico e l'ambiente, e quindi diciamo tutto quello che abbiamo fatto con le scuole. Questo diciamo non solo la visita e la gita, ma spesso preceduto da percorsi fatti in classe assieme ai ragazzi. Poi l'altra attività importante che abbiamo fatto in questi anni sono stati i campi estivi, per cui in questi anni abbiamo ospitato 4 campi di volontariato veri, quando dico veri nel senso fatti con tutti i crismi, di cui 2 organizzati direttamente da Libera Nazionale e 2 organizzati insieme all'ARCI e alla CGL. Quest'anno addirittura, quest'estate, abbiamo organizzato il campo tematico del mediativismo. Diciamo Libera fa durante l'estate tantissimi campi di volontariato che sono campi di lavoro, poi fa alcuni campi specifici tematici su alcune cose in particolare. Il campo del mediativismo, che si fa da 4 anni itinerante in Italia, è un campo sull'utilizzo dei mezzi di informazione, quindi la fotografia, la scrittura, i murales, i video, eccetera, per fare attivismo sostanzialmente sulla legalità, ma non solo. E quindi insomma, con grande orgoglio quest'anno siamo stati scelti per ospitare questo campo con 50 ragazzi da tutta Italia. Dicevo, questi sono i campi, quelli veri. Poi in realtà abbiamo fatto una serie di altri campi più autogestiti, più artigianali, che però sono comunque campi o giornate di volontariato, in alcuni casi anche con dei progetti interessanti, tipo una giornata che abbiamo fatto coinvolgendo i detenuti del carcere di Pesaro, che per 2 giorni sono venuti a fare attività di volontariato assieme a noi nei lavori di ristrutturazione, spessissimo gli scout e così via. Adesso l'ultima cosa su cui ragioneremo i prossimi giorni sono delle attività di volontariato da fare assieme a una struttura di Fossombrone che sta ospitando un gruppo di rifugiati politici, no? Questo è un tema caldo sul nostro territorio, insomma, e quindi anche nell'ottica dell'integrazione di questi ragazzi stiamo ragionando su queste ulteriori giornate di volontariato. E poi tanto altro su cui adesso non mi dilungo. Mi rifermo solo un attimo proprio sul legame fattoria scuola, sulle cose che appunto stiamo immaginando. Questo della biblioteca, appunto, ve l'ho introdotto, poi domani lo approfondiremo, e quindi questo è sicuramente un progetto importante che lega le scuole alla fattoria. Un'altra
progetto ancora da, diciamo, da sviluppare, ma che in qualche modo è già premessa. Noi, diciamo, l'idea è che man mano la fattoria diventi un luogo che, se visitato dalle scuole, si presta ad una serie di attività. Quindi una sicuramente la biblioteca, un'altra attività che svilupperemo man mano che questo progetto si andrà definendo è quello del giardino, che abbiamo chiamato il giardino della memoria. Anche questo in realtà nasce da una sollecitazione della ANM con la quale abbiamo deciso 3-4 anni fa, insomma, proprio all'inizio dell'attività della fattoria, di piantare un olivo come, diciamo, simbolo di memoria legato ad una persona, in quel caso ad un sovrintendente della polizia che ha partecipato alle indagini, che poi è morto per una malattia, e quindi abbiamo deciso poi di dare continuità a questo progetto e di mantenere questa idea dell'olivo, che, sapete, è una pianta longeva, quindi si presta a conservare le memorie, e di continuare nel tempo a piantare olivi che ricordassero persone vittime della mafia, ma non solo, insomma persone che comunque hanno fatto qualcosa di importante sui temi della legalità, e quindi abbiamo piantato alcuni olivi, diciamo proprio annualmente piantiamo un olivo. In più abbiamo iniziato a piantare un oliveto più piccolino, dove più piccolino nel senso di età delle piante, nel senso più numeroso come numero di olivi. Non so chi ha seguito adesso anche su questo medio lungo le vicende dei furti, le ripiantate. Tra l'altro, siamo i detenuti, abbiamo ripiantato l'oliveto dopo che si era stato rubato. E comunque, diciamo, l'idea è che poi questo oliveto, quando crescerà, quando diventerà più fruibile, diventi anche quello un luogo di didattica, quindi un'aula all'aperto fatta assieme a persone da ricordare, incarnate o illegnate, forse si dice, da questi alberi, da questi olivi. E quindi pian piano costruiremo le targhette, tutti i materiali. L'altro progetto che abbiamo sviluppato, che anzi abbiamo iniziato a sviluppare, lo trovate in cartolina, poi se volete lo prendete qua, è questo del libro di mattoni. Avevamo la casa è circondata da un muro di cinta, esteticamente bruttissimo, perché dà proprio l'idea della chiusura di questo luogo, perché da quando è stata acquistata, da quando è stata confiscata, è stato trasformato questo luogo, è diventato pian piano un bunker. Questo muro, diciamo, una prima ipotesi era di abbatterlo, poi in realtà abbiamo deciso di tenerlo come il muro di Berlino, no? Che l'hanno abbattuto, poi era meglio che lo tenevamo per ricordare, quindi sono pezzi sparsi qua e là. Noi abbiamo deciso di tenerlo fin dall'inizio, però di anche questo libro, di tenerlo ovviamente per ricordare come è stata trasformata la struttura, e quindi anche questa idea della separazione rispetto al contesto in cui sta, però di trasformare anche questo in uno strumento didattico. Ed è stato uno strumento didattico nel momento in cui abbiamo fatto lavorare anche due scuole, ma anche delle associazioni, in particolare tra l'altro di Fami, di artisti, che hanno lavorato a realizzare un murales di 30 metri. Qua trovate appunto proprio le sezioni che ogni associazione ha curato con la presentazione delle associazioni, e l'input che noi abbiamo dato a questi ragazzi che ci hanno lavorato, poi ci ha lavorato un gruppo dell'ISIA, un gruppo dell'Accademia delle Belle Arti, è stato proprio quello di immaginare che quel muro diventasse un libro, quindi qualcosa davanti a cui portare una classe, e usando come pretesto le immagini dei murales, fare delle lezioni, comunque raccontare delle storie. Questa cosa è riuscita in parte, però non importa, nel senso che comunque il murales è molto bello e sicuramente sarà utilizzato in quest'ottica. Ci sono altri decine e decine di credo altri 70, 80, forse anche di più metri, a cui metteremo le mani man mano che avremo le risorse, le energie per farlo, e quindi tutta il prato, l'aia della fattoria sarà circondata da questo murales, che in realtà appunto sarà sempre di più un libro da leggere all'aperto. E mi fermerei qui adesso, perché poi magari avremo tempo anche di approfondire, anzi lasciamo spazio anche poi per domande eccetera.
La biblioteca l'abbiamo ipotizzata nella mansarda, che è una stanza piccolina con un sottotetto, quindi col tetto, insomma, ci piaceva proprio come questa sollecitazione sempre di Visia, ci piaceva come luogo. Il luogo sarà anche proprio una sala lettura, quindi un luogo dove i bambini possono stare e coi libri giocarci, decorata anche lì, murales eccetera. E questa sarà, perché dicevo prima, in duplice copia, perché l'idea è che una copia stia lì e una giri, poi in realtà diventerà triplice, quadruplice, insomma credo che il numero delle copie dovranno aumentare visto l'interesse che c'è attorno a questo progetto. E basta, mi fermerei qui e darei la parola a Valeria Cigliola, che si presenta da sola, perché siamo tutti in autogestione, quindi Valeria ci ha abbandonato, quindi sì. Non ci presenta più. No, Valeria veramente è il nostro riferimento. Ci si autogestisce, bravo, sì, giusto, bravo, hai ragione. Sai, non siamo di te, sono abituati a convinto. Sì. Non sono un formatore, non un chiacchierone basta. Sì, questo lo diciamo subito, che questo per noi è un numero zero. Allora vi ringraziamo di essere presenti, è un pochino la partenza di un progetto, questo qui della Biblioteca della Legalità, in cui crediamo moltissimo tutti noi presenti, speriamo alla fine della giornata anche voi. È un po' un numero zero perché la biblioteca sostanzialmente deve ancora partire, nel senso che deve uscire dalla sua mansarda della Fattoria della Legalità e deve andare in mezzo alla società, nelle istituzioni, a iniziare dalle scuole o da altre biblioteche o da associazioni private che la chiederanno. Quindi abbiamo pensato che fosse importantissimo condividere fin da subito, se questa cosa vi interesserà, avrà un'utilità, avrà anche soltanto una simpatia nel vostro, così, nella vostra memoria, la ripeteremo l'anno prossimo, magari sfruttando i vostri suggerimenti importantissimi, vi prego lasciateceli, ecco, orientandola verso quelle che sono le esigenze di chi, ecco, ha piacere di chiacchierare con noi. Quindi questo è un numero zero, alcune cose le abbiamo pensate, altre no. Ad esempio, parlando con alcuni di voi, ci siamo resi conto che domattina, che è la parte dedicata alla narrazione vera e propria, molti insegnanti non potranno venire perché avranno ore di lezione a scuola, e altri soggetti, altri partecipanti, altre persone interessate non potranno essere presenti oggi pomeriggio. Ecco, questo già è un primo problema pratico che, se questo incontro avrà un seguito, noi cercheremo di affrontare con maggiore, insomma, organizzazione ed efficienza la prossima volta. È veramente importante per tutti noi che voi ci diate queste indicazioni, perché è un progetto, come dicevamo, nel quale noi, almeno noi, io sono un magistrato, sono un pubblico ministero, lavoro alla Procura di Pesaro. La Procura di Pesaro è l'ufficio che, diciamo, negli uffici giudiziari ha competenza a fare le indagini e sostenere l'accusa nei processi penali per la città di Pesaro e tutta la provincia di Pesaro, ad esclusione di Urbino e alcune zone di Urbine. Isola del Piano non è tra i nostri compiti, però questo non ha impedito e di ci sarebbe ovviare. Stato lavoro lì, perché un po' vicino però, succede di tutto. Elisabetta è un giudice, è un magistrato, ma proprio un giudice di quelli che giudicano e decidono i processi del Tribunale di Pesaro. Quindi questo per presentarci. Accanto a noi c'è una persona che io penso tutti voi conosciate, io ne sono convinta, perché è un riferimento importantissimo della formazione e della cultura di tutta la città, la provincia di Pesaro, che è Gustavo Ferretti, preside, professore, uomo di cultura, scrittore, filosofo, non saprei come presentarlo. Io so solo che quando parla resto incantata e soprattutto ha una competenza, un'esperienza che per noi è preziosissima, soprattutto in questi incontri che vogliono essere incontri utili, se ci riusciremo. Dicevo che sono molto contenta di essere qui, innanzitutto perché appunto è come se finalmente riuscissimo a far partire il nostro progetto, a far uscire di casa il nostro bambino che cammina per la prima volta, e perché in questo progetto ci crediamo tanto. Sono contenta di condividerlo con le persone che sono qui. Innanzitutto
i soggetti che l'hanno organizzato, che voi lo trovate indicati qua dietro. Adesso non sto a citarli perché non è importante il nome, però è importantissimo capire chi sono. Allora, innanzitutto sono istituzioni, sono enti pubblici, sono il comune di Pesaro, il comune di Fano, il comune di Isola del Piano. Allora, innanzitutto ci interessa che a questo progetto mostrino interesse con ruoli e funzioni diverse delle istituzioni. Allora, il comune di Fano ci ha dato il benvenuto, la biblioteca ci ospita, il comune di Isola del Piano ha fatto questa fatica enorme, perché Michele ve l'ha già spiegato, però una cosa ce la diciamo, queste sono chiacchiere in libertà, però vorrei che poi diventassero, insomma, un po' orientate anche dai vostri interessi. Penso che tutti abbiate sentito parlare appunto dei beni confiscati alle mafie, no? È una normativa che, come vi diceva Michele, è nata con Libera, fortissimamente voluta da Libera, e adesso va anche abbastanza articolata e ha una bella elaborazione formale la normativa che riguarda la confisca dei beni sottratti alle criminalità organizzate. Sappiate però che è retta anche da un principio bellissimo, perché il principio che regge la confisca dei beni alle criminalità organizzate è che i beni che costituiscono il profitto di un reato o di crimini, comunque di criminalità organizzata, ma anche di altre criminalità che ledono dei interessi fondamentali della società, devono essere tolti a chi li ha illecitamente acquisiti e devono essere restituiti alla società. Quello che vi diceva Michele è, cioè, destinare i beni confiscati alle mafie a fini sociali significa che vengono presi dalle criminalità organizzate, che naturalmente si arricchivano con beni di ogni tipo, e vengono restituiti alla comunità. Lo Stato non può venderli. Il principio base è che lo Stato o i comuni o altri enti pubblici li acquisiscono nel proprio patrimonio e devono tenerli e destinarli al bene sociale, cioè restituire al cittadino quello che la criminalità organizzata gli ha sottratto con la propria azione violenta e comunque illegale. Questo è un principio bellissimo, tanto è vero che i beni confiscati alle mafie non si possono vendere. L'idea è che lo Stato, io parlo dello Stato ma in realtà questo vale anche per le amministrazioni locali, non li può vendere perché non si deve arricchire. Il principio non è ci arricchiamo noi di quella ricchezza che loro hanno sottratto, no, il principio è quel bene sottratto alla comunità deve essere restituito alla comunità. Questo è la motivazione del fine sociale, cioè restituire al fine sociale un bene confiscato alla mafia. Questo è un principio bellissimo. La normativa vigente in Italia è una normativa anche, vi dico, molto all'avanguardia, ma soprattutto sappiate è una delle prime normative al mondo che afferma principi così importanti e radicati. Naturalmente, come al solito, ci si scontra. Di che legge? Allora, l'evoluzione è stata un po' lunga. Al momento c'è una legge che è del 2009, la 159 del 2009, che è il cosiddetto codice antimafia. Che è il cosiddetto codice antimafia. Ecco, vi dicevo che, come al solito, però purtroppo passare da questi principi bellissimi alla pratica è difficilissimo, perché, come vi spiegava Michele, poi acquisire al patrimonio dello Stato o dell'ente locale questi beni e veramente metterli al servizio della comunità è una fatica enorme. Non ci sono i soldi per ristrutturare la fattoria, non ci si mette d'accordo, è difficile l'assegnazione. Adesso non voglio andare troppo nel dettaglio, ma lo stesso ente che dovrebbe provvedere alla gestione di questi beni è nella pratica impossibilità di agire per la scarsità di mezzi, di persone e di mezzi economici che sono attualmente destinati a questi fini. Quindi noi abbiamo questo esempio, che è la Fattoria della Legalità, che è un esempio di una grande fatica fatta tutti insieme per far partire qualcosa che è molto importante, non so se per loro che stanno facendo questa, ma sicuramente per la comunità.
E questo è uno dei soggetti, quindi dicevo, quindi le istituzioni, gli enti pubblici e poi tante associazioni. Come vedete, i soggetti promotori sono tante associazioni e di questo parleremo, cioè l'importanza dell'associazionismo o meglio della partecipazione. Poi naturalmente i destinatari o gli interessati principali, che sono come al solito le scuole. Quello che noi condividiamo tutti i soggetti che cercano di far partire il progetto, ma anche quelli che partecipano come oggi come uditori e spero come interlocutori, è che insomma l'idea di fondo che veramente condividiamo e che ci unisce tutti è che noi possiamo, e adesso volevo anche farlo funzionare, ma naturalmente non so farlo funzionare. Ecco, era arrivata la parola liberi, e che c'è un solo modo per vivere liberi in questa società, ed è la conoscenza. Eccola, è arrivata, perché la Biblioteca della Legalità ha questo come principio di base e fondamento, cioè l'idea. È un pochino niente, purtroppo il programma non è questo, ma lo superiamo. È l'idea che per una vita consapevole e soprattutto libera in un sistema, in un'organizzazione democratica, la base sia assolutamente la conoscenza che porta a una consapevolezza. Allora, come dicevo, io spero proprio che questo sia una chiacchierata a più voci. Mi piacerebbe, ecco, che voi per primi ci chiedeste di approfondire le cose che più vi interessano. Il mio compito oggi non è naturalmente di spiegare a voi, come diceva Elisabetta, quello che voi avete spiegato a noi in tanti anni di progetti portati avanti con le scuole, ma è quello di dare, non so, un fil rouge a questa chiacchierata. Tanto è vero che io pensavo che se parliamo di legalità sempre e comunque noi dobbiamo partire, lasciamolo stare questo povero programma, sempre noi dobbiamo partire dal senso della norma. Io, ecco, cercherò veramente di dare un approccio pratico il più possibile, ma poi chiedeteci voi di orientarlo verso quello che più vi interessa. E il punto di partenza è sempre quello della norma. Se parliamo di legalità, tanto sempre da quello dobbiamo partire, norma o regola. Io non so che senso date voi a questa parola. Tranquillamente possiamo dire che la norma di cui parliamo oggi, che è la norma giuridica, è comunque una regola di convivenza. Il sistema di norme, di leggi, di norme giuridiche che organizzano la nostra società sono semplicemente regole di convivenza, regole di convivenza che ci diamo o ci danno se e quanto condivise, e che servono a vivere meglio. Allora, ci chiedevamo, e spesso mi chiedo, insomma, in quale modo noi siamo magistrati, avete capito, lavoriamo con le norme ogni giorno, noi abbiamo in particolare il compito di applicarle e nel campo penale di reprimere la violazione delle norme, di alcune norme. Devo dire che è esperienza comune e condivisa che comunque il rispetto della norma non esclusivamente si può ottenere con la repressione. Allora, penso che lo spirito di questo lavoro che l'Associazione Magistrati da molti anni ha iniziato con le scuole, con le biblioteche, con gli altri enti pubblici e istituzioni pubbliche, è proprio questo, che il momento repressivo, che è quello in cui interveniamo noi, ha un'efficacia assolutamente limitata. È evidente che il rispetto della norma non si ottiene in quel modo o non soltanto in quel modo, ma è assolutamente con una attività educativa, di sensibilizzazione, soprattutto di convinzione, che possiamo cercare di orientare la società a un rispetto condiviso della norma. È così, professore? Sì, direi che sia proprio così. Anni fa, quando
noi organizzammo un convegno ed erano anni difficili perché si era usciti dalle vittorie della mafia contro lo Stato con l'uccisione di Falcone, di Borsellino. Ci chiedemmo come poter intitolare un incontro con magistrati a rischio che erano ancora in quel periodo sotto scacco della mafia, che continuavano a battersi contro la mafia. Ci chiedemmo come si poteva intitolare un convegno di questo genere, con interventi di filosofi, di magistrati di grande rilievo a livello nazionale. Ponemmo questa questione sul titolo. Il titolo più adatto ci sembrò Le regole della libertà, perché noi ci riferivamo in quel momento ad un intervento di educazione alla Costituzione repubblicana democratica. Cioè, noi abbiamo un fondamento del vivere insieme che è un sistema di regole che, diciamo così, normalizzano il nostro vivere quotidiano. Il sistema di regole che noi ci siamo dati è la Costituzione repubblicana. La Costituzione repubblicana ha dei fondamenti non campati in aria, ma campati sulla storia, basati sulla storia e sull'esperienza storica di questo paese, che giustifica il perché di una responsabile convivenza civile insieme. La Costituzione è quell'amalgama che ci consente di vivere civilmente insieme, ci consente di condividere la nostra idea di società, la nostra idea di etica sociale, di etica civile, le nostre convinzioni in merito ai valori fondamentali della vita umana, dell'essere umano. La Costituzione ha questa caratteristica. Quasi tutte le Costituzioni nella storia, cioè quelle che hanno dato vita agli stati di diritti, prima non c'era bisogno delle Costituzioni, perché se per Platone erano i filosofi che dovevano governare, perché solo loro erano capaci di capire cos'è il bene comune. Chi non capisce cos'è il bene comune, guardate, non è mica un'idea scema quella di Platone, chi non capisce che cos'è il bene comune non lo sa fare, non sa agire per il bene comune. Quindi, siccome i filosofi sono quelli che usano la ragione, sono quelli che più degli altri possono capire cos'è il bene comune e lo possono insegnare, ecco l'importanza del percorso educativo, solo loro possono governare, perché gli altri rischiano di fare dei danni inenarrabili. Nella Vecchiaia, poi, in un'opera dove Platone passa dal sistema dialogico al sistema trattatistico, cioè scrive un testo, un trattato senza più interlocuzioni come faceva nei trattati precedenti, scrive invece le leggi, no? Che gli consente di sì, ma è meglio che i filosofi producono leggi, no? Perché la volontà dei filosofi dura finché ci sono i filosofi, perché poi possono morire, possono essere sostituiti da altri, mentre la legge resta lì. No. Quindi è importante, anche lui si convertì all'importanza del valore della legge scritta. Ma che cos'è la legge scritta? È, diciamo così, una norma, no? Nella quale ci riconosciamo tutti e che consideriamo debba essere rispettata non soltanto da noi storicamente viventi, ma anche da quelli che verranno dopo di noi, che continueranno a condividere la stessa comunità, a vivere in comunità. È chiaro che le leggi di questo tipo devono essere leggi, diciamo così, di carattere dialettico, nel senso che i diritti cambiano, nel senso che non cambiano le persone che hanno diritti, ma aumentano i diritti delle persone, nel senso che le società si trasformano in modo tale da accrescere non soltanto numericamente, ma accrescere anche nei bisogni, nelle esigenze, nei diritti individuali e collettivi. Allora, le Costituzioni nascono quando si passa dal potere di uno solo, il monarca, il re, l'imperatore, quello che è, al potere condiviso con chi? Il grande dibattito che avvenne in Inghilterra nel 600 dimostra l'importanza di questo passaggio.
dal sistema, diciamo così, del tramandare attraverso le persone le regole del vivere civile, al sistema del tramandare la legge, che rappresenta norme in cui tutti ci riconosciamo e in base alle quali decidiamo di organizzarci come società civile, con i suoi fondamenti etici e morali. Allora, Hobbes, che è uno dei padri appunto dello Stato di diritto, dice: vabbè, siccome il problema dello Stato è quello di garantire con il potere politico e quindi con le norme, di garantire che tutti possono godere dei diritti minimi. Quali sono i diritti minimi? La vita, la proprietà, la pace, no? La libertà no, perché se fossimo tutti liberi a livello massimo, senza limiti, ci ammazzeremmo tutti gli uni con gli altri, homo homini lupus, no? Quindi allora, come possiamo noi creare uno Stato dove il diritto consenta a tutti di garantirsi i diritti minimi, no? Diamo il potere a uno solo e tutti gli altri però hanno tutti i diritti di sopravvivenza, di pace, eccetera. Uno ci garantisce, crea uno Stato di polizia tale che impedisce l'aggressione, impedisce l'intolleranza, impedisce eccetera eccetera. Questo è naturalmente impossibile, perché di fronte alla semplice obiezione che fece Hobbes, che fece Locke a questa idea di Hobbes, la semplice obiezione dimostra che la teoria crolla come un castello di carte. E se quello è matto? Se noi abbiamo ceduto tutti i poteri a un matto, no? O un mostro, ogni tanto ci capita, al Leviatano di cui parlava Hobbes, no? Non glieli possiamo più togliere perché glieli abbiamo dati noi, no? E allora non può essere che uno solo, anche per una scelta storica, possa governare tutti. Il potere proviene dai contraenti, cioè sono quelli che decidono di mettersi insieme che stabiliscono le regole, no? Sono i contraenti, cioè il popolo. Nasce il principio di sovranità popolare. È la sovranità popolare che, diciamo così, è all'origine del potere. Nessuno ha il potere se non tutto il popolo. Naturalmente il popolo a cui faceva riferimento il liberalismo della fine del 600, che poi si affermerà in tutti gli stati di diritto del 700, il potere era quello relativo alle singole nazioni, alle storie, alle tradizioni, alle culture singole delle nazioni esistenti. E quindi la sovranità, si giunge a concludere, appartiene al popolo. Beh, vabbè, dice, non è questa una grande conquista, l'aveva già detto anche Pericle nell'antica Grecia, e lo aveva confermato Socrate con l'arrabbiatura un po' di Platone, che non amava molto la sovranità del popolo, e diceva che il governo più funzionale, più efficace, più riconosciuto, più condivisibile fosse quello del popolo, l'avevano stabilito i greci, che hanno inventato la democrazia. L'età di Pericle è l'età in cui nasce il modello democratico. La democrazia non è, diciamo così, un sostantivo, ma è un aggettivo, è la Repubblica democratica. No, nel senso, è una forma, non è una sostanza. Il potere è una sostanza, e il potere può essere di uno solo, la monarchia, può essere di pochi, l'aristocrazia, può essere di tutti, la democrazia. Però è una forma, la sostanza è il potere. D'accordo? Secondo Platone, nella Politeia, che oggi noi traduciamo con Repubblica dal latino, ma in realtà si chiama Politeia, cioè la teoria della polis, secondo Platone non funziona manco questo, perché la democrazia ha un sacco di difetti, proprio perché non ha regole scritte e quindi degenera facilmente in violenza, in demagogia, in prepotenza e aggressione dei più forti nei confronti dei più deboli. Il demagogo, quello che noi chiamiamo demagogo, chi è? È quello
che trascina i popoli attraverso la persuasione, perché è più bravo a parlare degli altri o a far appello, diciamo così, alla pancia delle persone, no? Il difensore della libertà assoluta inevitabilmente è un nemico della legalità, inevitabilmente. Non so se voi vi ricordate, voi siete molto, tutti molto più giovani di me, se vi ricordate il progetto P2 in Italia, il progetto della P2, no? Era un progetto molto raffinato, perché metteva in conflitto l'idea di libertà con l'idea di legalità, no? Se uno vuole essere libero non deve rispettare la legge. È giusto. Da qui deriva una cultura diffusa nel nostro paese della illegalità. La cultura, per esempio, che sia giusto non pagare le tasse comunque. E poi si trovi la giustificazione, no? Io non pago le tasse perché sono povero, perché non riesco ad andare a mangiare i miei figli. Io non pago le tasse perché le tasse sono una legge ingiusta. No? Cioè si possono trovare miriadi di giustificazioni per dire che la mia libertà trova ostacolo nella legge, quindi non viene limitata la mia libertà, ma è la legge che deve essere combattuta. La mia libertà non può essere limitata, ma non limitare la libertà, cioè non dare regole, significa consentire ai più forti e ai più potenti di fare quello che gli pare a discapito di tutti gli altri, che è l'esatto contrario del diritto di cittadinanza. Una Costituzione esprime il diritto di cittadinanza. La libertà, dal punto di vista giuridico, non ha lo stesso significato che ha dal punto di vista filosofico, no? Dal punto di vista filosofico, diceva bene Sartre, la libertà significa che io posso fare Napoleone conduttore dei popoli oppure il barbone sotto i ponti della Senna. Io sono libero di qualsiasi scelta per quanto mi riguarda, no? Per quanto riguarda la mia persona, perché non ho limiti dal punto di vista esistenziale. Dal momento stesso, dice, in cui l'uomo ha negato Dio col peccato originale, perché il peccato originale è la negazione di Dio. Io posso fare una cosa che tu non vuoi che io faccia. E allora quella libertà è indeterminata, è assoluta. Nel concreto, filosoficamente, è impossibile esistere da liberi nel momento stesso in cui ci si confronta con gli altri uomini. Con gli altri uomini bisogna riconoscersi e bisogna confrontarsi e stabilire che si può vivere insieme a certe condizioni. Ci sono delle condizioni che la storia, l'esistenza umana dà della libertà. Queste condizioni sono il diritto. La libertà si trasforma nella sua possibilità storica, nella sua possibilità giuridica, in diritto. È la concezione dello Stato di diritto. Tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti, cioè le stesse libertà all'interno di una comunità. Il diritto regola queste libertà, tu hai diritto di questo, eccetera. Un diritto che io do a te non posso negarlo ad altri. Un diritto che io nego a te devo negarlo anche agli altri. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, anche chi ha il potere. Nasce una questione molto forte che garantisce l'esistenza e l'evoluzione degli stati moderni: anche i governanti sono sottoposti al diritto. Che significa che anche i governanti sono sottoposti al diritto? Loro esercitano potere, ma non esiste nessun potere che può andare oltre la legge, a meno che non venga cambiata la legge. Ma la legge non può cambiarla chi governa, ma può cambiarla soltanto chi esprime la volontà popolare. Chi esprime la volontà popolare? Il Parlamento. I rappresentanti del popolo. Nasce l'idea di Costituzione repubblicana parlamentare, che supera l'idea
antica, dell'antica Grecia, della democrazia assembleare. Se si doveva decidere qualcosa, si radunavano tutti i cittadini, perché tanto erano pochi, no, gli altri erano schiavi, tutti i cittadini liberi, si radunavano tutti i cittadini liberi che decidevano di cambiare la norma o di applicare una sanzione penale o amministrativa. Ma con lo Stato moderno è il Parlamento che rappresenta la volontà del popolo, secondo le logiche di maggioranza, ma con una, diciamo così, condizione fondamentale. Anche ove esistono leggi che vengono, diciamo così, determinate attraverso logiche di maggioranza, non deve esserci in democrazia nessuna legge che non rispetti i diritti delle minoranze. Una democrazia si riconosce come tale, diceva il grande pensatore del diritto democratico, Kelsen, Hans Kelsen, lo diceva, cioè, ma la democrazia mica si riconosce dal fatto che fa sempre quello che si fa sempre in un popolo, tra i cittadini, quello che vuole la maggioranza, ma dal fatto che un paese, una nazione, nelle sue leggi rispetta i diritti delle minoranze. E la nostra Costituzione in questo caso è esemplare. È esemplare. Se voi andate a leggere i principi fondamentali, perché da lì tutto il resto è ricavato da lì, sono i principi fondamentali quelli che contano. Vedete, nei principi fondamentali della Costituzione repubblicana sono espressi tutti i valori fondanti di una comunità civile. E si capisce anche il distacco abissale che esiste storicamente tra quello che è stato stabilito come condiviso dal momento della Costituzione, dell'Assemblea Costituente, nel 1946 comincia a lavorare, finisce nel dicembre del 47, la Costituzione viene promulgata nel 48, nel primo gennaio 48, bene, da quel momento dove la condivisione dei valori e il compromesso tra diversi modi di essere e di pensare, tutti però democratici, ad oggi c'è un abisso. Ci possiamo accorgere se studiamo, e studiamola bene la Costituzione, cioè ragazzi, se studiamo la Costituzione ci accorgiamo che sembra un altro mondo, che gran parte di quei principi costituzionali presenti nella nostra Costituzione, dal 48 ad oggi, non sono stati mai applicati. Mai. E si parla di revisione costituzionale. Attenzione, però la revisione costituzionale non può riguardare i fondamenti, può riguardare magari gli ordinamenti. Nel senso, per esempio, che essendo state introdotte le regioni nel 70, le regioni, si può riguardare il rapporto Stato-Regione, si possono riguardare gli ordinamenti nell'organizzazione dello Stato attraverso i comuni e così le autonomie locali e così via, ma attraverso lunghi procedimenti, perché il rischio per una Costituzione come la nostra, che è all'avanguardia della modernità, il rischio è che ogni cambiamento che si fa peggiori. Pensate per esempio all'introduzione della modifica del titolo quinto della Costituzione, che ha aperto la strada allo spreco incredibile di denaro regionale, no? Senza modificare sostanzialmente diciamo così, il funzionamento dello Stato. Quindi per introdurre dei cambiamenti nella Costituzione stiamo attenti, pensiamoci bene, pensiamo di introdurre quei cambiamenti che la storia rende necessari e che la convivenza civile rende necessari, altrimenti i rischi non sono irrilevanti. Ma soprattutto pensiamo anche a realizzare i fondamenti della Costituzione. Pensate che la Costituzione dice che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Significa cioè che i cittadini di questo Stato dovrebbero essere tutti lavoratori. E qui non lavora presto, non lavorerà più nessuno. Dice anche poi che bisogna che la Repubblica si muova per fornire tutte le opportunità per creare questa possibilità alle persone di lavorare. Non è che lo Stato deve stare fermo, deve produrre le opportunità
La stessa cosa può dirsi per tutta una serie di altre, perché oltre al lavoro si parla di giustizia, si parla di eguaglianza, si parla di possibilità di fruire dei diritti, perché i cittadini italiani, non consideriamo ancora quelli che italiani non sono ma che lo diventeranno, e comunque che hanno anche loro dei diritti riconosciuti nella nostra Costituzione. Pensate per esempio ai diritti umani, che sono un'altra cosa rispetto ai diritti costituzionali, no? Perché la Costituzione riconosce i diritti dell'umanità e li acquisisce, li fa propri, il diritto all'accoglienza per esempio, il diritto alla sopravvivenza, il diritto alle cure mediche, il diritto all'assistenza, quello è riconosciuto a tutti gli uomini, indipendentemente dal fatto che siano cittadini italiani o ungheresi, bulgari o americani, mi capite, o marocchini. Ma quindi un conto è il diritto umano che tutti gli stati devono garantire, un conto è il diritto del cittadino, che ai propri cittadini lo Stato riconosce. La Costituzione quindi riconosce diritti ai propri cittadini, che sono quindi dei privilegi di cittadinanza. Nel senso che gli italiani hanno il privilegio di essere cittadini, se vogliamo, se la realtà, di essere cittadini di uno Stato che riconosce a tutti i cittadini questi diritti. Ma non è sufficiente il diritto passivo, perché la norma della Costituzione, del vivere civile, riconosce il diritto di. Ma riconosce anche l'obbligo di tutta la collettività di consentire a chiunque di fruire di quel diritto. Ecco perché parliamo di cittadinanza passiva e cittadinanza attiva. Io posso essere portatore di tutta una serie di diritti che non posso godere. E allora la società, la collettività mi deve fare in modo che io possa fruirne, che io sia un cittadino attivo, non un cittadino passivo, mi capite? Ecco, quindi noi in questo periodo storico stiamo vivendo un grande scollamento tra le idee e i valori che ci hanno visto nascere insieme come cittadini italiani dopo il fascismo e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tutti quei valori fondanti che si riconoscevano nell'amalgama comune dell'antifascismo e del riconoscimento della democrazia, con le aggiunte specifiche dei vari modelli di pensiero dominanti nel nostro paese, che si erano battuti poi contro il totalitarismo nazifascista, quello del filone del pensiero cattolico, il filone del pensiero socialista, il filone del pensiero liberale, si sono riconosciuti in questa specie di compromesso in alto, un compromesso verso l'alto, dove vengono affermati certi valori e tradotti in norme giuridiche, in regole della convivenza civile. E naturalmente da quel momento storico lì ad oggi sono passati decenni, molti decenni, e c'è stato uno scollamento, cioè una specie di perdita di memoria di quei valori comuni che ci hanno visto stare insieme. Abbiamo come perso la memoria dei motivi per cui stiamo insieme. La Costituzione è questa memoria, rappresenta la memoria che ci richiama per quale motivo noi stiamo insieme. E io credo che educare i giovani, cosa che purtroppo non è stata fatta per tantissimi anni, io ricordo benissimo, sono stato professore di storia e filosofia nei licei prima di fare il dirigente scolastico, e ricordo benissimo che c'erano le famose ore di educazione civica, no? Che erano educazione del nulla, venivano affidate al professore di storia e geografia nel biennio del liceo, e veniva affidata al professore di storia e geografia nel triennio, no? E queste ore venivano utilizzate dal professore di storia per fare storia, dal professore di storia e filosofia per fare filosofia. L'educazione civica non gli fregava niente a nessuno, perché era, una modalità burocratica, no? In fondo l'educazione civica sta dentro l'insegnamento, non è una materia a parte. Tutti gli
insegnamenti devono trasmettere l'educazione civica. Dobbiamo insegnare nell'ambito della nostra funzione educativa ai giovani le regole dello stare insieme. Non si può burocraticamente inserire argomenti di educazione civica separati dal latino o dall'italiano o dalla storia o dalla filosofia, a meno che non siano inseriti secondo un'altra modalità, secondo un'altra logica, che non sia quella, diciamo così, di tipo nozionistico, come molto spesso invece si è verificato. Quindi l'educazione ha dimenticato. Pensate che nelle scuole americane, che sono culturalmente a livello ignobile di contenuti culturali, però la cosa più importante è l'educazione civica, cioè si insegna subito al ragazzino che è un cittadino degli Stati Uniti, che la Costituzione sua dice questo, dice questo e dice quest'altro, che i suoi obblighi, i suoi doveri sono questi e così via. Quindi, vedete, noi abbiamo, non so perché, o forse si può anche fare un'analisi politica, anzi sicuramente è facile fare un'analisi politica del perché non si è insegnato agli italiani ad essere italiani, perché probabilmente non era conveniente per logiche di potere, che sono, così come non era conveniente separare, come invece sono separati, il potere politico dal potere giudiziario. C'è voluta la lotta degli anni 90 perché si capisse che questa nostra Costituzione è una Costituzione di tipo parlamentare che prevede la tripartizione dei poteri, potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario, e che se prevede l'autonomia del potere giudiziario significa che la magistratura è autonoma, non può essere sottoposta al controllo politico, così come non può essere sottoposta alla volontà vaga della massa sociale espressa dai partiti politici nel Parlamento. La magistratura è autonoma perché è l'unica garanzia della libertà di tutti i cittadini di fronte alla legge, ed è anche la garanzia della continuità della legge secondo un'ottica democratica e non secondo un'ottica di potere politico. È l'unica difesa, e lo è stata per molti anni, contro il rischio di degenerazione in, diciamo così, personalismo del potente o dei potenti da parte del nostro Stato nelle ultime decine di anni. Quindi, però, questo che cosa ha significato? Ha significato anche per la popolazione, per la gente, proprio perché non gli è stato ben spiegato, perché non c'era un'educazione alla responsabilità politica e alla responsabilità, diciamo così, giuridica, è significato anche un conflitto che non interessava i cittadini. Il conflitto tra la politica e la magistratura ha finito per disinteressare i cittadini attraverso anche un intervento pesante mass-mediologico che ha portato il cittadino a disinteressarsi del problema quasi non fosse proprio. La necessità di ridare ai giovani, perché da lì si parte, noi vecchi ormai non è che possiamo fare granché, di ridare ai giovani la capacità di assumersi responsabilmente il potere critico di fronte alle questioni di fondo della nostra Costituzione, credo che sia, della nostra generazione, sia un obbligo. Noi siamo obbligati come generazione a educare i giovani a ragionare responsabilmente sui principi e i valori della Costituzione e quindi sulla legalità, non soltanto in modo nozionistico, non soltanto attraverso spettacolarizzazione, diciamo così, degli avvenimenti e degli interventi, ma secondo me proprio secondo un modello di cultura della legalità che non è soltanto conoscenza. La cultura della legalità è qualcosa di più della conoscenza, è abitudine a vivere nella legalità come senso della nostra esistenza, cioè noi esistiamo perché siamo nella legalità.
dobbiamo essere culturalmente responsabili di agire e dobbiamo dare un senso alla nostra vita e acquisire l'identità proprio perché agiamo legalmente. E tutto ciò che è contro questo modo di sentirsi legalmente appartenente a una comunità e agire di conseguenza, è questo che manca e che ha fatto perdere, diciamo così, l'amalgama al nostro paese. I nostri cittadini molto spesso vivono in contraddizioni, in frammentazioni di gruppi sociali e di piccole corporazioni di interessi. Quindi non sono soltanto i ricchi e i potenti, ma anche i poveri e gli impotenti vivono questa frammentarietà e vivono fuori della cultura della legalità e hanno separato la propria esistenza, il senso della propria vita dai valori fondanti della collettività. Il bene comune, l'idea di bene comune di cui tanto parliamo, è l'idea che aveva anche Platone del bene comune, non sapeva come realizzarlo, no? E quando ci ha provato gli è andata proprio male, perché è finito in galera e poi esiliato. E, però, ecco, il senso del bene comune noi l'abbiamo perduto perché abbiamo perduto proprio la cultura della legalità. Cultura è conoscenza e vivere secondo conoscenza. Non è solo conoscenza, magari fosse solo quello, perché allora con una buona scuola potremmo insegnare a vivere responsabilmente. Questo è fondamentale, ma non è sufficiente. Ci vuole una buona società. Dobbiamo recuperare le fila che ci legano e che danno un senso al nostro vivere insieme, e si recuperano realizzando sul serio, nel vivo, i valori della Costituzione, non soltanto facendo il riferimento soltanto quando ci conviene. Va bene. Riprendo un attimo il filo, poi dopo facciamo una prima interruzione e vediamo. Sì, perché saranno stanchi, assolutamente, solo per una sintesi. Allora, abbiamo sentito: educazione alla legalità è sostanzialmente educazione alla libertà democratica. Questo è un principio, sono due principi che vanno insieme. Abbiamo sentito l'importanza di insegnarlo nelle scuole. Abbiamo sentito che non può essere un argomento limitato a una disciplina o a 2 o 3 ore indicate in un programma didattico. È in realtà sono principi che appartengono alla formazione della persona e del cittadino, quindi sono principi che vanno diffusi in ogni momento dell'apprendimento e della docenza. Abbiamo sentito parlare molte volte, e penso che, insomma, se vi tratterrete, ne parleremo ancora molte volte, della Costituzione, perché è la base del nostro vivere insieme, del nostro vivere qui in questa società democratica. Abbiamo sentito soprattutto questa cosa bellissima che il professore sa dire benissimo, cioè che la cultura, no, per la vera cultura della legalità, non è sufficiente la conoscenza, ma l'assimilazione del senso della legalità, l'assimilazione del senso positivo della regola. Se siete d'accordo, io ricomincerei tra un po' proprio da questo punto, l'assimilazione di un senso positivo della regola, e vediamo un attimo di andare avanti anche con un approccio un po' pratico. Va bene? Grazie tante. Ci rivediamo tra, cosa dici? Una ventina di 20 minuti.